Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. E ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su The Crust, la crosta. Siamo in un gioco strategico di costruzione, un base builder, ambientato sulla Luna in un lontano futuro. Il gioco è uscito il 15 di luglio, costa 28,99, adesso che lo sto, diciamo, portando in video è sui 26 euro. È un gioco molto interessante, benché non innovativo, e ve lo voglio portare con un format che vi è già piaciuto, perché l'ho fatto su Nordland, cioè praticamente proviamo il tutorial, io l'ho già fatto. Tenete conto però, vi dico questo, il gioco ha in early access, quindi non è completo, però ha una trama che, non so perché lo scandiscano a dozzine, ma che garantisce, a detta degli sviluppatori, diverse dozzine di ore, mentre la sandbox, dove le decisioni sono solo nostre, avremo più di 100 ore di gioco. Allo stato attuale del gioco, gioco che comunque vedete già in italiano. Iniziamo in modalità tutorial, dove lo proviamo. L'unica cosa che lagga in questo gioco sono i video, infatti il video iniziale laghicchiava e ho dovuto saltarlo, ho detto magari sono gli shader, ma invece laggava comunque, però vabbè, questo niente da dire. Salto anche l'introduzione e andiamo direttamente al gioco. Il gioco è molto carino. Ok, praticamente cosa succede? Nella storia c'è un'esplosione, distrugge tutto, dobbiamo ricostruire tutto. Ora qua invece ci viene presentato il gioco base. Siamo arrivati nei tempi previsti, aspettare il mattino dopo. Mi ricorda quel gioco, non mi ricordo il nome, di costruzione su Marte, dove dovevamo spedire i robottini che preparavano gli habitat per poi ospitare gli umani. Perché faremo tanto con i robottini all'inizio. Poi una cosa interessante è che noi faremo tutorial in questa zona qui, ma non finisce qui perché c'è anche una bella caratteristica, quindi adesso lei, Alice Vance, sta trattando con un tizio. Allora, praticamente cargo pod ready, praticamente dobbiamo scegliere un posto, ci dà anche del lei, scelga un posto dove fare allunare le capsule vicino all'ascensore. Abbiamo le capsule che vedete qua in alto a sinistra, possiamo scegliere di farle arrivare una lì e una qua. E loro arrivano, quindi vedete che immagino sia un lontano futuro, dato che atterrano in modo così agevole e non come siamo abituati a vedere. Bene, abbiamo fatto e praticamente ora dobbiamo andare a sistemare la produzione energetica. Intanto diamo un'occhiata alla schermata in alto, dove ci sono i soldi, l'energia prodotta, la carica scarica della batteria, quindi abbiamo questi che sono gli accumulatori, il deposito d'acqua, ossigeno, i robottini che possono, poi lo vedremo, fare svariati ruoli, abbiamo le persone che non ci sono, abbiamo la capacità della CPU per moduli e droni funzionanti, la reputazione e poi il pannello di ricerca. Ora, qui nel pannello elettricità andiamo a costruire i restanti pannelli solari, quindi possiamo andare a piazzarli, col tasto R si ruotano, ma tanto si orientano da soli, mentre premendo il tasto, mi pare Shift, ci consente di duplicarlo, quindi ne piazziamo uno e non dobbiamo riselezionarlo e ne piazziamo un altro. Quindi in questo caso vedete i robottini stanno andando dalla loro, perché hanno fatto cadere queste due navicelle, diciamo, questi due container, hanno fatto venire giù l'ascensore e questo deposito di droni con tutte le risorse all'interno che ci servono giuste giuste per la produzione dei pannelli solari, ma non solo, perché poi andremo a cablarli e andremo anche a costruire le batterie. Tanto accelero un pochino il tempo in modo da non perdere tempo, tanto vedete che lo stanno costruendo, è veramente molto carino, come graficamente carino, come ho detto non è nulla di innovativo. Ok, abbiamo fatto e ora dobbiamo andare a costruire le batterie, come vi dicevo, quindi in questo caso andiamo sempre nel menu di costruzione, elettricità. Ma prima di farlo diamo un'occhiata a tutti gli edifici costruibili qui. In questo caso abbiamo l'estrazione mineraria, quindi rilevatore di minerali, configurazione droni che vedremo dopo, l'extractor, abbiamo l'ice extractor, raffinazione primaria di regolite, perché il materiale principale sulla Luna è la regolite, se non lo sapete, impianto di raffinazione multiregolite, impianto di raffinazione di metalli rari. Abbiamo la produzione con pressatura, smelting, quindi la fusione,
laminatoio, Smart Concrete Factory, la fabbrica di cemento, che userà la regolite, presumibilmente, unita all'ossigeno, Component Factory, fabbrica di microcircuito, fabbrica di fibra di carbonio, fabbrica di combustibile, fabbrica di scali merci modulari, assemblatore, fabbrica ad alta tecnologia. Abbiamo l'elettricità, dove abbiamo appunto i cavi che poi faremo, la charging station per i droni, la batteria che piazziamo adesso, palo elettrico, grande batteria, pannello solare, medio, piccolo, generatore combustibile, termoelettrico a radioisotopi, grande pannello solare, connettore e riflettore. Il magazzino, quindi risorse sfuse, risorse, grande deposito sempre di risorse sfuse, deposito di risorse di un solo tipo, grande deposito, multirisorsa, deposito generale, metalli, pezzi di ricambio, elettronica, cisterna d'acqua, grande cisterna d'acqua, ossigeno, grande ossigeno, frigorifero, frigorifero più grande e deposito dell'elio 3 per il carburante. Allora, qua poi abbiamo la logistica con piattaforma di allunaggio, il netturbino, ripetitore, expedition control center, centro di controllo dei voli, dock per carichi, hangar veicoli, assemblare facility per assemblare i piccoli veicoli, grande impianto di assemblaggio veicoli e ascensore trasportatore, che vedremo dopo. La scienza, formazione, scienze fondamentali, ingegneria, ricerche sociologiche, centro dati CPU, grande centro dati. Qua abbiamo il supporto vitale, quindi forno per il ghiaccio, impianto elettrolisi, letto, letto a castello, fattoria idroponica, grande fattoria idroponica, funghi, cucina, unità medica e ventilazione interna. Alla fine ricreazione, quindi tutto quello che serve dalle piante, le pareti viventi, le sedie ergonomiche, tutto quello che riguarda il trattare bene i nostri villici. Ora attiviamo lo streamer mod perché sento una musica sotto che mi dà fastidio e non vorrei mai che mi bannino il video. Ok, ora costruiamo allora l'electric charging station, la piazziamo qua, la ruoto magari in su, mentre costruiamo la batteria come ce le chiede lui, le mettiamo nella stessa, nello stesso ordine. No, vabbè, ho fatto il disastro, l'ho piazzata male, vabbè, la ripiazziamo, quelle sotto le mettiamo giuste, dai, so che è asimmetrico ma va bene. Intanto acceleriamo i tempi, quando ho fatto la charging station, che è piccolina, perché poi i droni hanno una loro batteria. Se io clicco sul drone dovrebbe darmi, sì, infatti, la sua batteria. Ora, ok, abbiamo costruito questa cosa, usiamo lo strumento di cablaggio che abbiamo qua, elettricità, cavi, e quindi in questo caso andiamo a connettere, come hanno fatto già gli altri, tutte le batterie, e cabliamo i pannelli solari. Quindi in questo caso andiamo giù, poi di qua. Ok, perché ogni pannello ha due collegamenti, infatti l'ultimo non è connesso. E poi dobbiamo collegare anche l'ascensore alla rete e anche la charging station, quindi facciamo così e poi magari colleghiamo da qui a qui. Ah, ma questo non me lo fa fare. Allora, a parte che possiamo fare così senza dover fare quello, ma ormai hanno iniziato, facciamoglielo fare. Ora, cosa bellissima, beh, a parte che qua possiamo vedere che ci sono i trasporti merci un po' alla Satisfactory, un po' alla Dyson Sphere Program, un po' alla Factory, ovviamente, che è il capo di tutto questo, di questo genere. Tab ci porta di sotto. Questo è il luogo di minaggio della nostra base. Quindi in questo caso possiamo andare sulla costruzione e fare e costruire il modulo riconfigurazione droni, che è questo. Lo piazziamo qui. Vorrei metterlo così, se posso, sì. I droni arrivano, costruiscono, adesso siamo sempre accelerati, ma vedete che arrivano. Stanno costruendo, abbiamo tutti i materiali qua a lato. Materiali con smart concrete, steel, silicon, titanio, non è ancora completa la traduzione, da quello che vedo. Ora, mi dà fastidio che mi dia del lei, ma va bene. Lo colleghi, vedete che qua ci tiene i comandi più veloci, quindi ho già il collegamento, quindi da qui collego lì,
e da qui vorrei collegarla lì, quindi alimentiamo anche questa. Questo ci consente di trasformare i droni in droni da costruzione o droni da minaggio. Vedete? 5 droni ce li converte in droni minerari e viceversa. Quindi in questo caso ora cosa facciamo? Dobbiamo trasformare 4 droni. 4. Ok, ho cliccato, entrano, vengono trasformati in droni minerari. In questo caso possiamo attivare l'excavation mode e quindi ci consente di scavare, dobbiamo farlo, scavare 50 cellule di regolite. Quindi in questo caso, vedete, andiamo a scegliere questa zona e scaviamo la regolite, così siamo, e facciamo anche spazio. Questa è una bella cosa che mi ricorda anche un pochino magari questo doppio mondo sopra e sotto, un po' alla dungeon, anche se non c'entra nulla. Poi se mi vengono in mente altre analogie, altre similitudini tra giochi, ben venga. Tasto destro apre questo menu tecnico, veloce, con collegamento, i nastri trasportatori e così via. Che stanno demolendo tutto molto molto velocemente. Siamo già a 34, quindi ora che arriveranno qui avranno già finito. Excavation mode, sì, hanno quasi finito. Io gli ho dato molto di più da scavare. Va bene. Grazie alla nostra vasta esperienza siamo riusciti a sviluppare e implementare la tecnologia dei droni multifunzionali. Perfetto. Vi sto saltando tutti i dialoghi per velocizzare. Tecnicamente, vedete qua c'è il ferro. Si può andare a costruire la miniera. E io posso continuare la campagna. E praticamente qua continuando. E ci ha buttato praticamente fuori. Perché è successa questa cosa. E qui parte praticamente la campagna. Vedete che tutte le basi lunari, che comunque illuminavano la superficie, esplodono e noi si riparte da capo. Si parte dall'inizio, un po' come avevamo già visto su Marte, dove vedete questa è la, ipoteticamente, la base, la stazione spaziale. E questo è quello che è rimasto della base. Ora, siamo in caricamento. Non è tutto tradotto perché i consigli comunque qui nel menu principale, nel menu di caricamento, non sono ancora in italiano. E vedete, laghicchia un pochino, ma probabilmente anche perché sto registrando, l'ho un pochino ottimizzato. Qua ci sono stati di emergenza e praticamente noi andiamo avanti con le missioni. Quindi costruiamo i 5 pannelli solari, si praticamente si riparte da capo, ci sono tutti i rottami qua. E quindi bisogna ricominciare da capo, bisogna ricostruire i pannelli solari, quindi in questo caso andiamo a prenderli. Pannello solare, è distrutto tutto, tutto, tutto è demolito. Cerchiamo di ricordarci dove erano i pannelli. I pannelli erano qui, mannaggia. Li piazziamo qua, poi vedremo. Quanti devo farne? 5, 1, 2, 3, 4 e 5. Installa 5 batterie e ripartiamo umili, non come prima. Quindi 5 batterie. E le mettiamo magari queste un pochino più appaiate. 1, 2, 3, 4, 5. Non so se ci sia ancora il mondo sotterraneo, non credo. Questa la possiamo costruire. Riparazione. Riparate anche quella. Ripariamo l'ascensore. Ah, me lo sta già dicendo. Ok. Ok, adesso dobbiamo connettere tutto, quindi colleghiamo tutto in serie. Così iniziamo ad accumulare un po' di energia. Collegata a questa, tecnicamente dovremmo poter andare di sotto. Non so adesso se... Ok, sta caricando la batteria. L'ascensore funziona. Stazione di ricarica. Sì, è fondamentale la stazione di ricarica. Quindi stazione di charging station, che mettiamo qua dietro. Amici, costruite velocemente, possibilmente, perché poi dovremo demolire tutto. Crisi umanitaria, ok, perfetto. Belli questi TG che comunque escono. Ok, così i droni si ricaricano e non rimaniamo fregati.
Ok, qua si può scendere, di sotto è rimasto praticamente tutto intatto. Dobbiamo riportare la corrente a livello sotterraneo, colleghi l'ascensore, ok, quindi bisogna ricollegare l'ascensore e rimettere in piedi tutto, quindi ricolleghiamo questo. Ok, e sotto praticamente avevamo questa che era riconfigurazione, modulo di pressatura, smelting furnace e smelting furnace, anche queste sono due diverse, fanno due materiali diversi forse. Mancano i conveyor, che credo, no, non possiamo ancora farli. Trasforma i droni in minerali, ok, ne facciamo 5. E praticamente ci manda avanti. Intanto sopra cosa succede? Perché qua bisognerebbe... Quello va a caricarsi, bellino che luce verde e si carica. Ok, devo ancora capire se questi li converte o li genera come cosa, però... Estragga ossido... mi fa troppo ridere il... ossido di ferro e ossido di silicio. Quindi possiamo scavare. Excavation mode. No, però... Silicon e iron... No, non ci servono questi. Escaviamo un po' così. Facciamo rifare un po' questo. A grandi linee diciamo che il gioco è praticamente questo. Poi ovviamente si può andare a costruire un sacco di cose... Tra l'altro anche la scienza adesso non abbiamo, non possiamo ancora costruire nulla di quello che vogliamo, perché il tema delle tre escavazioni segna droni minerali estrae risorse direttamente dalle vene, ok? Che sono le vene, sono quelle, queste qui. No, ma volevo vedere se si poteva fare, no, solo interni. Modulo di formazione. No, non era questo. Volevo fare la scienza. Solo interni. Modulo di formazione. Laboratorio di ingegneria. Solo interni. No, non abbiamo niente ancora. Perché la ricerca ci servono gli umani, ma gli umani non ci sono ancora. Niente, intanto stiamo estraendo. Non abbiamo trovato niente ancora. Vediamo un po' in distanza, ma non mi pare di vedere nulla. Ok. E di sopra, intanto, qua va avanti, si potrebbe anche pensare di... Ok, sì, riciclando, ricicleremo tutto e faremo tutto. Bello, bello. Siamo all'interno di un cratere, insomma, non nulla a che vedere con quello che si vedeva prima. Però, insomma, questo può essere interessante, non costa poco, certo, non aggiunge nulla di nuovo, ma se avete spolpato tutti i giochi simili a questo, tenete conto che in modalità libera, comunque, a detta degli sviluppatori, vi garantisce più di 100 ore di gioco. Adesso stiamo avviando di prova una partita in sandbox, quindi senza tecnicamente senza storia, senza niente. Vediamo un attimino come parte, ci facciamo un'idea. E poi io non lo so, perché ormai tutti i giochi su Steam non hanno una gran valutazione, quindi questa non è ancora in italiano. Possiamo scegliere di accettare fondi da Crust o la difficoltà praticamente, e poi si parte e si va. E poi vabbè, qua sempre in italiano, quindi non è un gran problema, a parte qua che non è ancora tradotto, ma la parte che abbiamo visto tradotto non è male, ma è ovviamente tutto in divenire. Potrebbe anche aumentare di prezzo, quindi se vi interessa, insomma, su Steam lo trovate. Fatemi sapere intanto che cosa ne pensate, se avete apprezzato il video e se il gioco appunto ovviamente vi ispira, soprattutto se lo avete già giocato, raccontatemi un pochino la vostra esperienza, che sono curioso. Io con questo vi saluto e vi rimando in un prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao!